Atti ministri, andiamo avanti signor Gianni. Ecco, rivolgiamo ora a tutta la classe politica quanto segue in chiave musicale. Prego. Tanto per campare ce l'hanno fatto a forma di... A forma di chi vorrei sapere? Ce l'hanno fatto? Vabbè. Di Spadolini. Tanto per mangiare ci accontentiamo anche dei cracchesini. Noi da baccalà paghiamo tutti i loro tornaconti. A noi rimane solo il finimondo, per cui viviamo come tanti. Come viviamo, Mario? Io lo vorrei proprio sapere. Allora, ora stasera come qui viviamo? Voglio dire una brutta parola. Uè, uè, calmati, sai, calmati, fammi questa gentilezza, questa cortesia, perché qui ci sono i bambini e va quindi bene, brutte parole non se ne possono. Va bene, solo perché è la festa del Milan, non la voglio dire, però mi rivolgo sempre a loro, dicendo, e tu giovane che cammini e senza un posto, che fai? Cara Ornella, ci hai fatto caso che nelle campagne non c'è più erba? Veramente, insomma, io ci ho fatto un po' caso. E lo sai perché? Perché? Io vorrei sapere il perché. Non è colpa delle pecore. No, è colpa di chi? Nemmeno delle mucche. E allora... È colpa delle ragazze. Le ragazze? Sì. E perché? Perché le ragazze, per seguire la moda, cioè la dieta, sì? Mangiano sempre erba. E che siete diventate poi purella? Allora ora a tutte queste signorinelle che seguono la dieta, sì? Va questa nota musicale, vai. Vai. Signorinella pallida, tu che non mangi per non ingrassare. E quante volte hai detto? Ma che vacca! E vai a quel posto senza far la cacca. Il tuo ragazzo mi dici cosa deve pur toccare se questa moda la impone la TV. Tu resterai con la sottana appesa. Oggi di sottane non se ne usano più, ma si usa sempre i blue jeans all'americana. Allora si dice, tu resterai con i blue jeans appeso, ma chi ti guarda giù? Magnate tu sto ragù. Va bene, un po'. Continuiamo ancora sul tema delle ragazze. Oggi le ragazze non si accontentano più di un ragazzo. Sì, veramente. Quanti ragazzi vogliono? Ma quanti ragazzi ci vogliono per una ragazza? Io non lo so veramente. Non pare l'incero, ma non pare l'incero. No. Care ragazze, questo è il vostro ritornello. Vai! Inizio io, Qui l'amore è tutto qui. E le ragazze fanno le pazze. Pensando a che cosa? Al 48. Va bene. Oggi le mamme per fasciare il loro neonato non spendevano tanti soldi. Oggi le farmacie si sono arricchite. Andate un po' in farmacia, uscite fuori con
pacchettini e quanto avete speso? Quindi oggi, cara Ornella, la pipì costa cara. Ma tu che stai dicendo, Mari? Ma veramente stai dicendo? Veramente? Sì, e tu mi fai uscire fuori pan. Non uscire fuori pan. Ascolta quanto segue. Dai. I sederini che sculettano in tv, se non fanno mai la cacca con i pannolini, chissà che cosa fanno. Uno sono due, fanno sempre la pipì. Uno dice io al centro e l'altro dove voglio, senza alcun imbroglio. Una scoperta di sederini da pipì. Quanti soldini che le costano a mamma. Vai. Le mamme un tempo per passare un tenerino non spendevano una lira per il tesorino, tanto elegantino. Non spendevano una lira per il tesorino, tanto elegantino. Arrivederci. Ciao. Sta bene. Dopo questa parentesi di problemi attuali di cui noi non è che ci siamo tanto allontanati, ma solo perché li abbiamo messi in chiave musicale, ecco, erano un po' da ascoltare. A questo punto quindi dello spettacolo è di scena una cantante la quale fino a ieri sera era con la febbre a 39, ma la legge dello spettacolo impone la presenza, quindi abbiamo qui la nostra e brava Anna Rella. Un applausone. Ce l'ha? Fa anche io, ma come vedete? Taurianovese? Sì, ci sono? Ok. Avete mangiato? No? Male! Mai venire allo spettacolo con lo stomaco digiuno. Ma come fate a godervi uno spettacolo con la pancia vuota? Male! Anche noi veramente non abbiamo mangiato, però mangeremo fin là. Senz'altro. E di questo vi volevo parlare, di cibo, di alimentazione, perché con il cibo e l'alimentazione giusta si ha un fisico giusto. E quello che adesso io vorrei chiamare, signor Tarantino Mario, per favore mi abbassi l'asta, volevo dedicarle questa canzone sia a lei che a questi baldi giovani. È un po' alto, me lo può abbassare ancora di più, grazie.
ancora più basso se possibile. È una canzone bestiale questa, una canzone bestiale. Parla proprio di lei e di questi baldi giovani. E si intitola, vabbè, ve la dedico, vabbè, non mi buttare a terra che io mi leggo per miracolo. Questo non lo sa, ma io lo so. Dunque, è una canzone, vabbè, ve la dedico, vabbè. Insomma ragazzi, la canzone si intitola Ci vuole un fisico bestiale. Ci vuole un fisico bestiale. Fare quello che ti pare. Perché di solito a nessuno va bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai. Ci vuole un fisico bestiale per dire gli urti della vita. Viva il Milan! Beh, tra l'altro questa sera state festeggiando così bene la nostra festa, no?
chiaramente Milan Club, chiaramente, sì. Penso che sia formato da molti tifosi questo Milan Club, giusto? Finalmente qui che c'è una marea di ragazzi con magliette, eh? E va bene ragazzi. E a voi ragazzi, 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 che dovete affrontare un futuro, una vita, vedete una bella canzone. Che si chiama proprio così, si intitola Piccoli, piccoli giganti. Bravissima la nostra Annarella che si è fatta uscire questa voce, quella che ha. Allora, carissimi giovani, ecco, oggi ammogliarsi, fidanzarsi è anche un po' difficile, perché dicono che non esiste l'amore. Allora io più che altro vi vorrei dare un piccolo consiglio, mi rivolgo soprattutto ai giovani, perché ecco, essendo anche tifosi del Milan, quindi una squadra grintosa, allora dovete essere grintosi anche voi, quindi questo ideale sportivo deve entrare in voi. Allora ora vi leggerò in un minuto e mezzo un consiglio che voi certamente
dipende poi dal vostro carattere se lo metterete in pratica o no. Sì, signor Gianni, un piccolo sottofondino. Queste note si intitolano E pariente. Quando trovo una guaglione che ti piace, attenta a te, prima da voler bene, pensaci buono, senta a me. Se proprio ti piace sta figliola, dacci tutto quello che vuoi, ma però a una cosa sola, tu le dici sempre che no. Quando essa dice vieni a casa per conoscere a mamma. Figlio mio, trova subito una scusa, casa non tu a diventare un baccalà. I parenti dei femmine, ah, i parenti dei femmine sono tutti intelligenti, ti impapocciano con mille complimenti e poi ti abbuffano i caffè. E tu un giorno o l'altro, e beh, per non venire meno, ti trovi incatenata che fa forza di insurare. Sposa della, ma subito porta della dove tu, caso no, non campi giù. Tu solo una mogliere puliva a fianco a te, gnornò, non sa che gente coppa e spalla te ha da lì. E perché lo poche spizze che la mogliere ti dà, e che supplizio per tutta la vita e a sopportare. Benissimo, dopo questo piccolo consiglio dato ai giovani, ora passiamo, ecco, poi, ecco, la nostra Ornella è sempre pronta. Voltiamo pagina, siamo andati in Brasile, siamo andati un po' ovunque con la canzone, ora ci rivolgiamo, ecco, voltiamo pagina e andiamo verso Napoli. E quando si dice Napoli, subito, dica. Non ho capito. Ah, lacrime napoletane. E ma sentite, col telegiornale tante lacrime si stanno versando. Ecco, cerchiamo un po' di rallegrarci. Eccola qua la nostra Ornella e Napoli. È stato un bravo spontaneo, vero? Distintivo. Allora, visto e considerato,
Io volevo proporre, visto che ci sono questi ragazzini, invece di fare queste che mi stai precedendo, volevo fare... Va bene, allora dopo vi accontento perché ci sarà una bellissima canzone per voi, proprio per i ragazzi. Allora, l'altra canzone? Passione! La cosa. Un altro poco, un applauso, un poco di Cina a Napoli, una vedecchia. Quindi io non è che vorrei un applauso, però un'essere cosa di alzate un poco tutte le mani, vediamo, facciamo una prova. Alzate le mani. Bravo, così, vedi. Solo di questo mi basta, e poni di più. Dopo posso andare fino a Di Mano Maria. Mi basta, grazie. Ecco, allora a questo punto, ci vedo, fatemi un poco avanti. Dunque, allora per tutti voi, scugnizza, madonna, con questi fischi. Reginelle, rispettiamo. Allora, Reginella per gli amatori della canzone classica napoletana. Si passa la veste sulla strada,
che sto constatando sinceramente che le canzoni mi piacciono. Quindi a questo punto è piacevole perché innanzitutto lui si carica stando qui sopra, queste fischie, stando qui sopra, volevo dire, uno si carica di più. Poi volevo sapere i nomi di queste bellissime donne che stanno qui davanti a me, perché io vi posso benissimo dopo dedicare una bellissima canzone. Posso sapere come vi chiamate? Ornella, da parte del comitato della tifoseria del Milan. Grazie. Un applauso, vai. Grazie del Milan per lo scudetto, vero? Dodicesimo scudetto. Evviva il Milan. A parte il fatto che io sono stata 6 mesi a Milano, quindi è grande Milano. Dunque, stavo dicendo, ma ci sono poco avanti, io volevo sapere i vostri nomi, perché dopo... Sì, non ho finito ancora, Io capisco l'ansia perché Arnaldo, insomma, è un paesano vostro e vuole cantare, però io capisco questa ansietà, però... Fatemi fare prima il mio e poi dopo me ne va che chi sei visto. Quindi non è che io ci tengo a stare qui sopra. Però volevo dedicare, Madonna, una canzone a queste bellissime donne che stanno qui davanti a me. Posso sapere i vostri nomi? Che Rosa. Rosa. Forte. Enza, allora, a Rosa e a Enza. Però è presto ancora per dedicare questa canzone a Rosa e Enza, vero? La canzone a Rosa Enza è presto ancora, dobbiamo pensare prima un po' per bambini, vero? Mi sembra che viene. No. Ah, ecco, va bene, allora Rosa Enza, non ti preoccupare perché dai, ho visto una canzone, io te la faccio senza. Costi quel che costi questa sera. E invece adesso torniamo ai pezzi classici. Ai pezzi classici si intende nel modo rimodernato. Per tutti voi, Guarmaria. Però ballabile. Non va a venire da, dopo ne vuoi.
grazie. Ma portate un po' d'acqua, è sempre piacevole rinfrescarsi un po' la bocca. Allora, è arrivato il momento vostro. Però mi dovete promettere che fate un po' di cric. Cric, cric significa tempo con la patina. E mo sentirete qual è. Dove? Siamo pronti? Scugnizza. Scugnizza! Più forte! Appena rabbondo che vai casina, non si nalle non si signorina, ma tutto cresce un piede senza scorna, ma chi si taglia un cielo e viene attorno, se si pigliate più e ne mazziate, e quando la moda scuola non si chiude, non può stirare manca una camisa, perché tieni da fare anche un specchio lontano. Ma se la faccia di è toccala, è innamorato di Sarracena, ma non va di la saccenessena, ma tu per nulla mi chiacchierà, perché non può nessuna. Appena la famiglia è coricata, tu mi hai stammato e te l'hai volata, parlando Speranza che questa canzone che adesso io vi propongo a Enza e Rosa, Enza e Rosa, ma ci ricordate insomma, è una bellissima canzone, è a jazz che si può ballare, ballare addirittura, quindi canzoncella dolce dolce.
e insieme a tutta la vita buon passare. Poi gli bastano pochi sentimenti e può cantare con me chi può cantare. Chiama a cantare una canzoncella di voce dolce che parte Napoli e lontano può arrivare. Una canzoncella che facesse trova pace a tutta la gente che è da pace in città. Una canzoncella che trasmette di mio cuore potesse fare amore a chi non può venire. Una canzoncella che dicesse a tutti quanti mi dava più bene sotto un sedente. Devo annunciare, c'è Arnaldo, c'è un altro. Grazie Ornella. Allora, il 12° scudetto del Milan, eccolo lì, continua ringraziando sempre il comitato e il nostro impresario signor Benito Viola. A questo punto ci sono due graziose fanciulle, ecco, che si dedicano al balletto, quindi dobbiamo fare un po' di spazio qui sopra a ciò che... No, dovete scendere per favore, fatemi questa gentilezza, perché ora non toccate questi cavi, vi prego caldamente, ecco, di non toccare questi cavi, perché a questo punto dello spettacolo c'è un balletto. Poi vi vorrei annunciare che appena dopo il balletto vi sarà un simpatico e bravissimo cantante, ecco, Nando, quello famoso per la corrida, no? Ecco, tra poco arrivano queste graziose fanciulle.
e la nostra Luana. Un omaggio floreale. Vieni, 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 venite tutte e due. Dunque, grazie. Noi volevamo sapere questi fiori da parte di chi sono stati offerti. Dunque, innanzitutto vediamo, presentiamo queste due bellissime ragazze. Nome? Loredana. Daniela. Ah, due bellissimi nomi. Congratulazioni, Ditta Rionova. Sì, auguri. Vabbè, giustamente dalla Calabria, una bellissima terra. Come? Figli maschi, Gigià. Ma ancora si devono sposare, Mario? Ma io non capisco. Fai, fai gli auguri in atti. Non le facciamo inguagliare queste ragazze. Ragazze, non inguagliatevi praticamente. Anche voi, perché siete bellissime ragazze, non pensate al matrimonio. Dunque, noi vi ringraziamo tantissimo. I fiori sono bellissimi, veramente. Portiamo a casa la terra, la bella calabrese. Come dico? Al comitato questi fiori. Ah, da comitato, ringraziamo vivacemente il comitato. Un applauso al comitato, grazie, grazie tante. Va bene, grazie. Sempre gentilissimi qui nella Calabria. Chi di voi mi sa dire? Chi di voi mi sa dire? Quando è nata? Quando è nata la società del Milan? 1899. Un altro più preciso? Chi è? Bravissimo, 1899. Ecco, i più anziani sempre, sono sempre i più aggiornati. Benissimo, quindi la società del Milan, ecco, facciamo anche un po' di storia, è nata nel 1000, cioè è stata fondata nel 1899. E mi sapete dire ancora chi è stato, oltre Piola, il grande cannoniere d'Italia? Dopo Piola chi viene? No, non viene, sempre uno del Milan, però me lo dovete dire. Non è Baresi. No. No, no, voi giovani non lo sapete. Chi? No, 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 no. Questa è storia calcistica, io lo so più di voi. Allora, mo ve lo dico io, è stato il grande centravanti del Milan, Nordahl, il grande, il secondo classificato dopo Piola, Allora andiamo avanti, presentandovi ora un simpatico, brillante e bravo cantante, il nostro amico Nando. Sai perché mi batte il corazzo? Prego Nando. Ciao, ciao Milan, ciao Taurianova, grazie per avermi invitato, ringraziamo tutto il Milan Club, Enzo Beleggi e tutti voi, amici Taurianova, tifosi del Milan e tutti gli sportivi, avvicinate, due brani vi faccio stasera, solo due brani, però dovete avvicinarvi. Il Milan dei recordi è questo. Rossi, Tassotti, Maldini, Albertini, Costa Curta, Baresi, Evani, Reichard, Van Basten, Gullet e Massaro, poi Antonioni, Serena, Rusev, Cornacchini e Simone. Un applauso, vai, vai, milanisti, un applauso. È festa per tutti. Signori e signori, vi presento, anzi vi ripresento. Sei pronto? Batti tre colpi, signori e signori, ritorna per voi Raffaella. Come to me while the world
In Calabria come vi trattano, eh? E la Calabria, un bacione a tutti, dai! Così, benissimo. Allora, signori e signori, anche se si tratta di una festa sportiva, ma la nostra vita è costellata di canzoni, dalla Ninna Nanna, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi stasera qui vi proponiamo un potpourri, un insieme di belle canzoni, ecco, per ognuno delle quali, ecco, ognuno di voi ricorderà un fatterello. Allora, con Annarella, Ornella, Luana e il nostro cast, con il nostro complesso, alle tastiere Gianni, tifoso del Milan, un applauso, fatelo, grazie. Poi Peppino, alzati! Peppino alla batteria, fatti avanti. Pasquale il Bello alla chitarra scassata, vieni avanti Nico che è alto ma suona il basso. Dunque, tempo fa, andando girovagando, sapete, cercando e curiosando sopra il solaio di casa mia, ho trovato dei vecchi dischi, sapete quelli, silenzio, quelli a 78 giri, grossi così, quelli vecchi, quelli di una volta, che magari anche in che si mettevano terra, con quei microfoni, sì, con la tromba, microfono, che poi la manovella, la manovella si girava, sì, ecco, noi si mettevano, sì, le buche. È una cosa bella più del sole, più del sol che dà calore,
mattina sul tramvai e ti dice hello bye, senza alibi ti prenderà te, te ne prende 5 o 6. Conosci la cucina che è tipo originale, moderna, sei carina, non dare più. Sorride belle, hanno già messo la passione di troppo. Ma dove vai? Lo so, quando nell'amore e potremo una carità, io ti sospingerò e vedendoli alla vita d'amor ti parlerò. Ma dove vai? Bellezza e bicicletta, non ho depressa nel tuo amore. Ma le gambe, ma le gambe sono belli ancora di più, avendo gli occhi azzurri e nasini un po' all'insù. Ma le gambe sono belli ancora di più. E immagina che l'orizzonte si va a mancare fa, ma le tue gambe un po' nervose ti sapranno innamorare. Sarà belli gli occhi neri, sarà belli gli occhi blu. Ma le gambe sono belli. Nel vento con le rose, da due volte che non c'eri te, non fiorirà. Quando tutto tace su nel cielo la luna va, con la più dolce caro mio, chiamo farà. Sarebbe il massimo, sarebbe il massimo, magari.
se potessi avere un miliardo al mese. Si accontenta di poco. Se esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. E che felicità! Questo ti spiego. Io non ho pretese. Fare la festosa e fare tutte cose, tutte quelle che vuoi chiedere. Un miliardo abbiamo detto, ragazze. Allora non vale. Piccole pretese, fare tante spese, comprare tante cose, tutte quelle che e poi ragazzi sapete come mi piacerebbe vivere? Come, come? Sentiamo. Oltre al miliardo al mese a me piacerebbe vivere da Pascià. Ma Anna Maria qua non sa che cosa vuole dalla vita. Ma io voglio troppo a sì, perché io voglio vivere così, col sole in fronte. Canto velatamente, voglio vivere con te, l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Amore, io ti amo ardentemente, quel ruscello è sentimento, è quello dell'amore. C'era il cuore, ridere, sempre con gli è del mondo, ridere, gli è del mondo, 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 ridere, finché c'è gioventù, perché la vita è bella, bisogna viverla sempre più, perché la vita è bella, bisogna viverla sempre. Signori e signori, a questo punto termina il nostro spettacolo con l'augurio di questa festa per voi milanisti, che l'anno prossimo arrivi il 13° scudetto, primo. Poi vogliamo ringraziare i signori di Taurianova e provincia a tutti.